Una donna morta e tre persone sono rimaste ferite. Questo è il grave bilancio dell'incidente che è avvenuto intorno alle 9:30 sull'autostrada 14 nel tratto vicino all'uscita di Porto San Giorgio in direzione nord. Secondo le prime informazioni, un'auto ha sbandato improvvisamente e si è schiantata contro il guardrail. La donna di 60 anni e i tre feriti erano tutti sulla stessa auto, una Dacia Duster. Secondo le prime informazioni, due degli altri occupanti dell'auto sono in grave condizioni e sono stati portati all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.